Buongiorno a tutti, sono Giorgio Campagnano e oggi parliamo della rivoluzione digitale dell'industria assicurativa. Allora, partiamo un pochino dalle origini. Il mondo delle assicurazioni è un mondo che nasce dalla carta. Io ricordo ancora quando ho iniziato a lavorare che per qualsiasi contratto assicurativo si stampava fisicamente il contratto. Questo contratto, cioè il mondo assicurativo vende documenti, vende accordi tra le parti e effettivamente dei punti principali della storia del mondo assicurativo sono questi documenti cartacei che nel tempo si sono evoluti, però che hanno preso poi delle sembianze standard, ma all'inizio le polizze erano scritte totalmente a livello cartaceo. Da lì la cosa si è evoluta perché ovviamente con l'avvento del digitale, mano a mano tutte le compagnie hanno iniziato a creare standard e quant'altro e si è passati da un mondo strettamente cartaceo a un mondo più vicino al digitale, però questo non è ancora strutturato al 100%. Questo perché? Perché il mondo della tecnologia va avanti alla velocità della luce. Più di quanto qualsiasi industria riesca effettivamente a stargli appresso, e questo grande cambiamento, questa grande velocizzazione comporta una necessità delle industrie di adeguarsi al cambiamento tecnologico. E l'aspetto principale del mondo assicurativo è proprio la digitalizzazione totale dei processi. Questo che vuol dire? Che la digitalizzazione non vuol dire solo che la polizza non viene più stampata cartacea, ma diventa un documento digitale. Ma digitalizzazione vuol dire trasformare e ricostruire l'intera filiera assicurativa all'interno della fase distributiva. E questa filiera è un qualcosa di rientra in tutta una serie di step, dalla fase di assunzione del rischio all'analisi di questo rischio, alla quotazione del rischio da parte della compagnia, fino alla sottoscrizione del contratto tra cliente e compagnia e poi conclusione e nel caso di sinistro, la gestione di tutta la parte di sinistro. Digitalizzare questo processo vuol dire creare degli step totalmente digitali all'interno del contesto assicurativo che monitorano tutte queste fasi. E perché è fondamentale evolversi? Perché trasformare questi processi da processi, diciamo, analogici a processi totalmente digitali porta a poter analizzare dati e le strutture e portare a tutta una serie di vantaggi che a quella digitalizzazione aspira. Il primo di tutti è quello dell'efficienza operativa, ovvero riduzione totale dei tempi di gestione e automazione dei processi, questo grazie a una serie di algoritmi e intelligenza artificiale che possono intervenire per automatizzare i processi e rendere tutte le varie fasi molto più efficienti. Tra gli altri vantaggi della digitalizzazione abbiamo la totale possibilità di personalizzare i prodotti, perché se noi riusciamo ad analizzare il processo assuntivo di acquisizione delle informazioni e analizziamo pure tutto il progresso, otteniamo la possibilità di poter assumere meglio il rischio, assumendo meglio il rischio, creare quindi un'offerta tailor-made però digitale verso il cliente basata sui dati, e questo permette un'attribuzione perfetta del rischio e quindi anche un'opportunità di risparmio, ma non solo risparmio, ma anche un'acquisizione delle coperture perfettamente adeguate al cliente. Altro aspetto della digitalizzazione che favorisce particolarmente il mondo assicurativo riguarda l'interazione con il cliente e
cliente che interagisce con il mondo assicurativo tramite strumenti che possono essere chatbot, app, portali web, ma anche WhatsApp. Noi in un recente survey che abbiamo fatto abbiamo visto che praticamente il 90% delle interazioni con il proprio assicuratore avviene tramite WhatsApp. Tutti questi sono una serie di canali digitali che sono oggi un pochino staccati, ma se uniti tra di loro, dal portale di gestione fino al WhatsApp che invia la polizza, questo permette un'interazione totale con il cliente. E questo qui è anche ciò che riguarda la gestione dei rischi, la prevenzione dei rischi e l'acquisizione anche di dati per migliorare i processi assicurativi e rendere anche più marginale, cioè rendere a margine migliore l'acquisizione del cliente. E altro aspetto è quello dell'accessibilità. La digitalizzazione favorisce moltissimo l'accessibilità e la comprensione dei prodotti assicurativi anche a persone che non hanno la capacità proprio funzionale di poter acquisire tutte le informazioni necessarie, perché il mondo digitale permette una totale autonomia alle persone anche disabili e quant'altro, oltre che a un supporto 24 ore 24/7 di tutte le informazioni sempre a disposizione del pubblico. E tutto questo ovviamente ha delle sfide e delle considerazioni etiche nel tempo, ovvero bisogna mantenere comunque una attenzione totale ai dati e alla privacy dei clienti, che è comunque un fattore fondamentale nel mondo di oggi, e oltretutto, con tutte queste informazioni bisogna sempre molto stare attenti al concetto di equità, di tariffazione, di equità tra i vari clienti, e questo qui assolutamente non è banale. Il mondo assicurativo, con tutto questo mondo digitale che sta andando in questa direzione, acquisirà tutta una serie di opportunità verso il futuro molto importanti, su cui anche noi, tramite la piattaforma Aron, che appunto con cui abbiamo digitalizzato l'intera filiera assicurativa, sta andando. Allora, l'aspetto principale riguarda strettamente l'intelligenza artificiale, sfruttare modelli per ottimizzare i processi, per fare attività di costruzione di prodotti ancora più flessibili e permettere alle persone con un clic di attivare le proprie polizze, ma polizze totalmente adatte a quelle che sono le loro esigenze. Integrazione con la salute digitale, quindi la possibilità di collegare il mondo assicurativo direttamente col mondo digitale della salute per permettere di ottenere informazioni su cui puoi andare a fare anche un lavoro di analisi dei dati e fornitura di preventivi perfettamente adeguati alle esigenze dei clienti. Quindi questo mondo totalmente digitale è un mondo complesso dove bisogna strutturare tutti i processi, però date le informazioni, il risultato si ottiene sotto tutti i punti di vista, sia verso il cliente che ottiene prodotti più adeguati a quelle che sono le loro esigenze, sia ovviamente gli assicuratori hanno più consapevolezza grazie ai dati di quello che vanno a fare subiscono meno costi grazie all'automazione, questo si riflette direttamente sul cliente finale. E ultimo, altro aspetto fondamentale riguarda pure l'accessibilità, il controllo e la verifica, dove tutti i processi sono comunque strutturati, quindi
molto semplice il controllo e è più difficile incorrere in truffe assicurative anche da parte del cliente perché questo non avviene. Noi in Aron stiamo facendo esattamente questo, fornire strumenti al mondo degli intermediari che rimangono l'aspetto fondamentale di rapporto tra cliente e assicurazione, nel senso la persona fisica, l'intermediario fisico rimarrà come aspetto principale del rapporto, però sarà supportato da strumenti totalmente digitali e molto molto utili per velocizzare, rendere uniche le interazioni, ma anche totalmente strutturate. Grazie per l'attenzione e se per qualsiasi cosa potete contattarmi su LinkedIn direttamente per farci un approfondimento.